Per Radio Colonna siamo qui nella sede del quarto municipio su via Tiburtina con il presidente del quarto municipio, Massimiliano Umberti. E allora iniziamo subito chiedendo un aggiornamento rispetto alle opere legate al rilancio della cosiddetta Tiburtina Valley. Stiamo andando avanti moltissimo rispetto ai lavori sul raddoppio della Tiburtina. Ormai molti cantieri dall'ultima volta che ci eravamo visti sono stati eliminati. Fino a San Basilio non ci sono più cantieri. Da San Basilio in poi sono rimasti tre grandi cantieri e contiamo per settembre comunque di chiudere tutta la Tiburtina. Il programmatore di Marco Simone sta per concludersi, pensiamo fine maggio di aprirla addirittura al transito delle auto. Questo chiaramente rilancerà tutta la Tiburtina Valley, perché avere una strada che permette di raggiungere quest'area in brevissimo tempo dà la possibilità a imprenditori e industrie di poter venire a investire maggiormente in queste aree. Parliamo di Pietralata, stadio della Roma, a che punto siamo e che opportunità rappresenta per il territorio, al di là dell'aspetto chiaramente sportivo. Beh, messa in termini assoluti parliamo di un investimento da quasi 600 milioni di euro. Dobbiamo rispettare tre cose importanti. Il primo è i cittadini che ci abitano. Due, cercare in qualche modo di mettere in moto il moltiplicatore della ricchezza e quindi l'indotto, aumentando il valore del territorio. E in terzo, credo la cosa più importante è quella, rispetto per la grande tifoseria della Roma, perché non può accadere come oggi che uno per andare allo stadio deve uscire un'ora prima da casa, se va bene, parcheggiare almeno a 3 km dallo stadio. Questo non dobbiamo permetterlo. Ecco, parlando invece del decentramento, è un'opportunità da cogliere anch'essa, però a che punto siamo? Sembra andare un po' a rilento. No, in realtà ci stanno decentrando diverse cose. Il problema è che si va in quella direzione, ma gli strumenti ancora non sono adeguati per far sì che avvenga, perché se parliamo in termini di personale, siamo in grossa difficoltà. Non abbiamo personale nel nostro municipio, non abbiamo personale che possa far sì che quello che facevamo oggi, che faceva un tempo il divertimento, venga fatto nei municipi. Quindi, tema principale è il personale. Altro tema importante a Roma è quello dei rifiuti. Su questo tema, qual è la sua posizione e soprattutto come hanno segnalato anche alcuni esponenti politici del centrodestra che adesso governa la Regione Lazio, è importante prima fare bene la differenziata, prima di pensare a un termovalorizzatore di dimensioni importanti, oppure le cose devono andare di pari passo? Allora, io parto da un presupposto: se si vuole continuare a traccheggiare e a bivacchiare, si può fare bene la raccolta differenziata, ma ci arriviamo fra 20 anni. Se si vuole intanto mettere a posto la città e al tempo stesso migliorare la differenziata, dobbiamo fare subito il termovalorizzatore. Dei due una, bisogna capire qual è l'obiettivo. Se l'obiettivo è risolvere i problemi di Roma nell'arco di 5 anni, va fatto il termovalorizzatore. Se l'obiettivo è risolvere i problemi di Roma fra 30 anni, allora facciamo bene la raccolta differenziata. Chiudiamo dando uno sguardo alla situazione del Partito Democratico, la nuova segreteria, quella di Elly Schlein, che cosa ne pensa e anche questi primi movimenti, queste prime uscite della neosegretaria, che giudizio si sente di dare? Beh, io mi auguro che la nuova segreteria sia un qualcosa che dia uno slancio al sindaco di Roma, cioè nel senso il fatto di seguirlo ed appoggiarlo nel percorso difficile che sta compiendo di trasformazione della città. E il fatto di avere un segretario, una segretaria in questo caso, che appoggia il sindaco di Roma significa una vetrina per tutto il Partito Democratico. E io credo che chiaramente c'è un po' il gioco delle parti in questo. Ma credo che poi alla fine prevalga il bene comune e il bene dei cittadini che stiamo amministrando e che quindi tutti insieme andremo dritti sulla strada che sta tracciando il sindaco ormai già da un anno e mezzo.